L'estate aretina torna ad illuminarsi dal festival che coniuga il teatro alla grande musica d'autore nel segno di una storia, di un aneddoto e di ciò che merita conoscere e ricordare. Torna infatti per la seconda stagione Smart Storie Musiche Arezzo Teatro. È un festival che cerca di rinnovarsi e cerca di abitare due luoghi importanti della città di Arezzo, che sono il cinema Eden con la sua arena estiva e soprattutto la fortezza, che quest'anno torna a rivivere dopo tanti anni di chiusura, con degli spettacoli che guardano al nuovo sicuramente, ma con uno sguardo anche al passato. Ci sono delle grandi ricorrenze, come quella dei 30 anni di Falcone Borsellino, ma come quella dei grandi autori come Gaber e Iannacci, che poi verranno interpretati da Stefano Massini, che è ormai diventato l'Oscar, il primo Oscar teatrale dell'epoca, perché non c'è mai stato nessuno. E più Elio, che farà appunto la storia degli Iannacci. 9 gli appuntamenti in programma dal 18 luglio all'11 agosto, tra questi anche delle prime nazionali. Saranno uno spettacolo dedicato al Sud America che si chiama Apologia del Caos, che abbiamo coprodotto insieme alla Filostoccola, e quindi è una prima nazionale che girerà l'Italia. L'altro spettacolo è quello appunto dedicato ai 30 anni della scomparsa di Falcone Borsellino, che ha vinto il premio In Box, che è un premio nazionale, e sarà la prima tournée dell'anno per questo spettacolo. Sta girando tutta l'Europa, soprattutto negli istituti di cultura, quindi siamo molto contenti di riceverlo qua. Più ci sarà Paolo Scioni, che farà uno studio del suo spettacolo, uno spettacolo molto allegro e divertente. Lo spettacolo di Stefano Massini ha debuttato al Piccolo di Milano qualche settimana fa, quindi è come dire una prima che passa da noi.